Le mie sono opinioni basate su quel po' di ragazze con cui mi è capitato di andare a letto. E quante? Quante che? Con quante ragazze ti è capitato di andare a letto? Con quante ragazze? Non è la prima volta che ne parliamo, mi pare. Può anche darsi, non mi ricordo. Allora quante? Fino a te? Meglio sarebbe prima di me. 12. Tu saresti andato a letto con 12 ragazze? Ti è compresa? Sì. Ai, ma che ti piglia? Sei un maiale. Ma perché mi hai picchiato? Lo vuoi sapere con quanti sono andata a letto? Posso picchiarti pure io dopo che me l'hai detto? 3. 3? 3 compreso te. Sei andata a letto solo con 3 uomini. Non sono il maiale che sei. Chi? Tu. Ma no, chi erano gli altri a parte me? John Franson e Rob Stesnick. Wow. Ecco perché sei un maiale. Mi fate schifo, sempre pronti a scoparvi qualsiasi cosa vi dica sì. Animale, minerale o vegetale? Ti ci vedo con una paraplegica. Vabbè, sono quelle che fanno meno resistenza. Ne ho sopportate abbastanza, mi merito un premio. Dai, di. Che mi accompagni lunedì prossimo. Dove? All'università, c'è un incontro sul recupero corsi perché ha interrotto per un certo periodo gli studi. Ma perché si deve ricascare sempre sui soliti argomenti? È importante per me, lo sai, hai un sacco di possibilità che qui finisci col buttar via. Vorrei tanto che ricominciassi a studiare. Se sulla vuoi smetterò la testa che mi scoppia. Ah merda, ma perché ti alzi adesso? Io, se non ti dispiace, avrei una lezione tra 3 quarti d'ora, io. Oh, William. Oh, ehi, Romy, come te la passi, bella? Ma che sarebbe? Lavori qui, per caso? No, io ero venuta a trovare il mio ragazzo. Dante, ti presento William Black. Lui è Dante X, il mio fidanzato. Salve, solo la gazzosa? No, anche un pacchetto di sigarette. E allora, bellezza, che combini? Frequenti ancora sito nulla? No, no, io mi sono iscritta a Monmouth quest'anno. Mi sono stufata di star lì lontano. Stupendo, stupendo. Sei ancora in contatto con Silvan? L'ho sentita giusto lunedì, ci si vede più o meno per i weekend. Oh, stupendo. Allora, state bene, ragazzi, ci si vede, ok? Ciao, a presto. Quello lì è Palladino. Perché lo chiami così? L'idea è di Silvan, una roba di pompino. Come sarebbe a dire? Dopo che gli si fa un pompino, gli piace farsi risputare tutto in bocca con un bacio. Di qui palla di neve. Cioè, lo chiede proprio? Mi piace da matti. Tipo disponibile questa Silvan. Scusa, in che senso? Beh, una che fa la palla di neve a quello. Silvan? No, la palla di neve gliel'ho fatta io. Certo, come no. Sul serio? Tu hai succhiato il cazzo a quello lì! Certo, come facevo se no a sapere delle sue... Aspetta, tu mi hai detto che hai fatto l'amore soltanto con 3 ragazzi, quello mica l'hai nominato. Perché con lui l'amore non l'ho mai fatto. Ma gli hai succhiato il cazzo? Ci sono uscita qualche volta, ma mai fatto l'amore, solo pomiciato un po'. Oh mio Dio, ma allora perché mi hai detto di aver fatto l'amore soltanto con 3? Ma perché è vero che l'ho fatto solo con 3, ciò non significa che poi non sia uscita anche con altri. Santo Dio, mi viene da vomitare. Mi dispiace tanto, pensavo avessi capito. E difatti ho capito che hai fatto l'amore con 3 ragazzi e basta! Non hai detto altro! Per piacere, stiamo calmi. Quanti? Dante. Quanti cazzo hai succhiato? Lascia perdere! Quanti? Va bene, sta zitto un secondo e te lo dico, Gesù! Io però non ho mica perso la testa quando mi hai detto quante ragazze ti sei scopato. C'è differenza, è pure grossa. Quanti? Allora? Circa 36. Cosa? Più o meno circa 36? E parla piano! Ehi, aspetta, che significa più o meno circa 36? Compreso me? 37. Io il 37esimo! Devo andare a lezione! Santo cielo! 37! La mia ragazza ha succiato 37 cazzi! In fila? Ehi, dove vai adesso? Stronzo, finora non sapevi nemmeno con quanti ragazzi avessi fatto l'amore, visto che mai ti sei sognato di chiedermelo. E fai pure il disinvolto sulle 12 che ti sei scopato. Io non li ho mai scopati, 12 ah, ragazzi. Ah no, di cazzi però ne hai ciucciati. Va bene, ho fatto qualche pompina a qualcuno. A qualcuno? Uno dei quali sei tu, anzi, sei l'ultimo. Il che significa, se da te sei troppo scemo per capirlo, che io ti sono fedele fin dall'inizio. Con tutti quegli altri ci uscivo prima di incontrarti, per cui se ti ci vuoi fare una malattia fa pure. Ma non mi trattare come una puttana, visto che tu per primo ti sei dato parecchio da fare. Va bene, ma perché dovevi fargli un pompino? Perché non andarci a letto come qualsiasi persona scusa, normale. Ma che c'è di strano a fare un pompino? Se uno mi piace ci esco, ci pomici e prima o poi il pompino ci scappa. Ma fare l'amore è diverso, quello solo con chi amavo. Mi sento male. Te ti amo, non devi stare male. Ogni volta che ti bacio sentirò il sapore di quei tutti e 36. Devo proprio andare, forse più tardi sarei un pochino più lucido. E io sono il 37, io ciao, non ce la faccio. Ciao Dante! Ehi, guarda se ti riesci a non succhiare troppi cazzi da qui alla macchina. Ehi, tu, torna subito qui.